Il Close Quarter Combat, secondo la visione di Covert Expertise, rappresenta un blocco di tecniche su base di 25 anni di ricerca di tecniche di arti marziali. Nel nostro caso i primi anni di studio sono per la maggior parte sullo studio delle arti marziali filippine, del Panan Tukan e di diversi intercettamenti a diversi tempi, ma la teoria è sempre quella. Tecniche legali, tecniche non legali, tecniche ad alta intensità, tecniche a bassa intensità. Nel variare questo spettro noi abbiamo tutta la raccolta di questo blend che offriamo come difesa personale. Nel Close Quarter Combat il 75% è tecniche di cui abbiamo visto e parlato, ma il 25% rappresenta il flair che presenterà l'istruttore che acquisisce il pacchetto di studio, di una durata di circa 5-6 anni massimi. Nel Close Quarter Combat abbiamo esclusivamente due armi, che sono il machete e il coltello. Sono sempre in una vista tattica della cosa, sebbene il pacchetto, perché questo è un pacchetto che si adatta benissimo sia a civili che a persone di competenza militare. Spero che il video vi possa piacere, come sempre vi auguro una buona visione. Diciamo che il CQC è un pacchetto di tecniche di pronto impiego per la difesa personale. È un aggregato di tecniche provenienti da diverse arti marziali che vengono messe a disposizione degli allievi in maniera che possano diventare istintive nella reazione e che questa reazione possa essere automatica e immediata. Si sposa con la consapevolezza di essere degli obiettivi e noi non vogliamo essere degli obiettivi, quindi reazione immediata, determinata, cessazione della minaccia e allontanamento. Fondamentalmente questo è il CQC, quindi non è combattimento, non si svolge su un tatami con delle regole. Il CQC affronta quello che può avvenire per strada, dove non ci sono regole, dove il territorio è a volte conosciuto, a volte non conosciuto e soprattutto l'aggressore è improvvisato, non è conosciuto, è una sorpresa per noi. Quindi il CQC ci mette in condizioni di poter reagire nell'immediato con una reazione automatica. Salve, mi chiamo Marco Caso, sono maestro di Kenpo, per la precisione di Sasori Kenpo System. Sono entrato da qualche anno nel Covert Exercise perché mi piace, diciamo, l'idea che sta di fondo, i principi, che sono quelli di amalgamare un po' tutte le discipline fra di loro, partendo dal Closed Quarter Combat, detto CQC per abbreviazione, che ha delle tecniche di base che possono essere applicate a tutto e che servono da chiavi. In queste chiavi ognuno può mettere la propria esperienza e sono delle chiavi che bene o male riguardano un po' tutti, l'autodifesa, il Balintawak, l'escrima in generale, il Kenpo, il Jiu Jitsu, tutta una serie di cose che servono per poi applicare al meglio le cose e dare anche la possibilità ai futuri allievi istruttori di poter inserire le loro esperienze. E in questo modo si crea un continuo di lavoro tecnico e di esperienza che accomuna un po' tutti. Ciao, sono il maestro Claudio Albanese e cosa penso del Close Quarter Combat? Sia un sistema molto completo e copre tutti i range delle distanze. Ci sono anche i tiri, ci sono anche qualsiasi tipo di tecnica, di tattica utilizzabile per qualsiasi persona voglia imparare a difendersi. E il Balintawak in questo sistema si inserisce perfettamente, abbiamo delle dinamiche, delle
possibilità di utilizzo di queste tecniche sia a mano nuda che con il bastone. Quindi si inserisce perfettamente nel sistema del cross quarter combat.